Eccoci qua, siamo a Piazza del Popolo ancora, è arrivato appena adesso Nicola Franzoni che questa mattina è stato fermato dalla Digos. Dalla Digos è un atto... Stiamoci seduti, tranquillo, tranquillo, così ti rilassi un attimo. È un atto intimidatorio politico, io non ho paura di niente, tantomeno dalla polizia politica. Non c'è una ragione valida per quello che hanno fatto, è una violenza assoluta, è uno schifo. E questo mi rende ancora più combattivo di prima perché io gli scateno la guerra su tutto il territorio nazionale. Non si credano di la maggioranza e l'opposizione in questo paese di spaventarmi. A me me ne frega il cazzo se mi prelevano. La cosa grave è che io ho anche un lavoro, ma hanno sequestrato tutti i telefoni, mi hanno sequestrato il tablet. Io non sono più operativo anche dal punto di vista del lavoro. E mi hanno tenuto chiuso in una stanza per 6 ore, sorvegliato a vista. Per andare al bagno, ho dovuto come un delinquente comune, per andare al bagno ho dovuto tenere la porta aperta. La questura di Roma mi dice che sono socialmente pericoloso, scrive, questo inquadralo, è verbale, scrive che risulta che il signor Franzoni, siccome è accompagnato da parole registrate e scritte che sono offensive verso il Presidente del Consiglio dei Ministri e verso il Presidente della Repubblica, sono socialmente pericoloso, dice testualmente che... gli è fondato motivo di ritenere che il predetto individuo nel comune di Roma possa essere, la sua presenza possa essere finalizzata esclusivamente alla realizzazione, come un criminale, alla realizzazione in occasione delle manifestazioni di condotte di forte allarme sociale. Mi fate una sega, mi fate una sega a quattro mani. Ma sapete quante seghe mi fate? Se mi cacciate da Roma vado a Milano, il casino ve lo stermino in tutta Italia. Cioè, più fate così, più mi fate incazzare, ma la cosa più grave è che mi sono stati, no, questo lo devo far vedere perché è una violenza privata inaudita, mi sono stati sequestrati tutti i telefoni e tutti i tablet. Io non sono più operativo neanche sul lavoro, non ho più un numero di telefono. Mi hanno sequestrato le schede SIM. Il mio avvocato ha detto, ma perché sequestrate anche le schede SIM? Io non ho più i telefoni. Cioè, io vado, sono un uomo che non può più telefonare al mio locale. Ma la cosa, diciamo, che mi ha dato noia, che io continuavo a offendere il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, e mi hanno detto, vada bene con le parole, sennò ti portiamo a Regina Coeli. E perché? E perché? Mi dovete denunciarmi? Ma si pensa che forse la polizia politica, ve la dico, se non è altro che la polizia politica di questo Stato, che prende ordini direttamente dal Ministero dell'Interno, pensano forse di fermarmi così? Cioè, pensano che io ho paura di loro, che ho paura del Presidente del Consiglio, Sono due teste di cazzo il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, che continua a denunciare. Se ne devono andare fuori dal cazzo, perché hanno portato il Paese al collasso economico. Il Presidente della Repubblica è il marcio di questo Paese. Fino a che non si dimette il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, continuiamo a lottare nelle piazze e diventiamo sempre più scatenati, sempre più cattivi. Io non ho paura di loro, non ho paura di nessuno. Cioè, la realtà è che questo Paese è sottoposto, scusa se ti rubo un po' di tempo, a una violenza. La violenza, ci hanno tolto la libertà, noi non abbiamo più diritto di parola. Mi è stato ordinato in questi fogli che il questore di Roma, lo faccio leggere, guardate che schifo, manco un marocchino lo trattano così. Il questore di Roma dispone l'allontanamento di Franzoni per 2 anni da Roma. Cioè, io non posso entrare in questa città perché sono socialmente pericoloso per la sicurezza del Presidente del Consiglio e della Presidenza. Cioè, sono come fossi un terrorista, un brigatista. Cioè, finora non abbiamo né mosso un'arma, abbiamo solo che parlato. Ok, ma ci rendiamo conto che si inibirà il diritto di parola? Cioè, le persone, ho fatto ora un viaggio col taxi per farmi portare qua. Ha detto che ha incassato 15 euro, ho fatto 2 corse da 7 euro. Ma i tassisti di Roma, quando la fanno la rivoluzione? Quando sarà finita? I commercianti di Roma che hanno i locali paralizzati, le attività chiuse, quando la fanno la rivoluzione? Ci stanno indorando una pillola lentissima, noi arriveremo alla morte economica di questo Stato e loro continueranno a ingrassarsi nei palazzi di potere. Salvatore. Quello che sta accadendo è una vergogna per il sistema giudiziario. Io mi meraviglio della magistratura che permetta questi atti di forza. Questo è violare la Costituzione continuamente, dando fiducia a un Presidente del Consiglio che è un massone, come tutti i massoni che governano questo Paese, a servizio della massoneria internazionale, e ci vogliono tutti insieme, partiti politici di maggioranza e opposizione, portare dentro il MES.
Quando noi avremo accettato il meccanismo economico di stabilità e quindi avremo accettato di diventare le vittime dell'Europa, saremo sotto ricatto. A quel punto lì diventeremo una provincia della Germania. Non saremo più uno Stato indipendente, ma diventeremo una provincia della Germania. La rivoluzione continua ora, non è che se mi impediscono di entrare a Roma vado a Milano, vado a Parma, vado a Prato, il casino glielo muovo in tutta Italia lo stesso. Mi devono arrestare, arrestatemi, tirate fuori una formula per arrestarmi, ma vera, non perché parlo, non perché... Se io dico uno è una testa di cazzo, denunciatemi. Questi manigoldi, questi delinquenti, questi criminali che governano lo Stato, lasciano uscire i detenuti, lasciano uscire i boss detenuti al carcere del 41 bis e arrestano me. Cioè stiamo raggiungendo la follia, qui non è più, non siamo più in uno Stato di diritto. Qui si è violata la Costituzione, stuprata la Costituzione 100 volte. Con questo prelievo sono venuti in 10. Ma manco a Totorina sono andati in 10. Sono arrivati in 10 nel mio albergo e mi hanno prelevato in 10. Non che mi abbiano usato violenza, non posso dire che sono stati violenti. Però, cioè, se io dico che sono due merde, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, te non mi puoi dire ti portiamo a Regina Coeli. Denunciami, ma non mi puoi dire tipo cos'è sta storia che mi porta a Regina Coeli? Qua sono un delinquente che mi porta a Regina Coeli. Io ho il diritto di opinione. Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio sono due marioli, due disgraziati. Hanno rovinato l'Italia e oggi la cosa più grave è che quando mi sono alzato guardando la televisione volevano simulare un paese quasi perfetto, quello che va a Codogno, dice ripartiamo insieme. Io non ci riparto con due teste di cazzo così. Noi come italiani dobbiamo ripartire da soli. Questi sono due teste di cazzo, due delinquenti che devono andare a fanculo. Il popolo italiano si deve svegliare perché stanno vendendo l'Italia al MES, all'Europa, alla Merkel. Quindi prima che diventiamo una provincia dell'Europa, perché la nostra fine sarà quella, dobbiamo ribellarci. L'uso della forza indiscriminato, la cattiveria con cui si prova a farmi stare zitto, a conculcarmi le mie libertà, più loro mi aggrediscono, più io mi incattivisco, più loro mi fanno violenza, più io divento cattivo. Sarà la fine del mondo perché io mi scateno la, Roma non ci, mi scateno la guerra in tutto il territorio nazionale. Non finisce qua, cioè... E poi ora con il mio avvocato vedremo se questa cosa è legittima. Volevo farti una domanda. Dimmi. Il motivo per cui ti hanno questa mattina fermato e portato in questura qual è stato? Sono venuti alle 9 nell'albergo, io sono sceso a prendere il caffè, mi hanno detto prenda la sua roba e venga in questura. Erano in 10, tre macchine mi hanno portato via. E la motivazione per cui ti hanno portato la in questura? La motivazione per cui è che ero a fare una manifestazione non autorizzata a Roma, quindi mi hanno fatto la multa. E poi per la storia che ho pisciato sulla targa del Presidente del Consiglio. Ci ripiscio domani, anzi stasera se ci riesco ci vado a pisciare un'altra volta. 100 volte ci piscio anche in testa al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica. Perché sono due stronzi che hanno rovinato questo paese. Quindi non è che io ho paura delle parole che dico. Mi denuncino, ma non mi possono arrestare perché io lo sto... Vi ripendio al capo dello Stato. Quello non è il capo dello Stato, è il capo della massoneria di questo paese. È un massone il Presidente della Repubblica, come un massone il Presidente del Consiglio. Devono andare a casa, la guerra continua, la lotta continua sulle piazze. Non è né di destra né di sinistra, è la guerra del popolo che si deve ribellare a questo schema. È uno schema vergognoso. Io dico che se un uomo, diciamo, io ho un'attività, 30 dipendenti, ce ne ho 20 a casa in questo momento. C'è la gente alla fame, questi bastardi aprono il telegiornale dicendo, facendo sembrare un'Italia perfetta che si riprende e ci dicono Presidente della Repubblica va a Codogno, riprendiamoci tutti insieme. Io con te testa di cazzo non mi ci riprendo, capite? Devi andare a casa, io mi riprendo col popolo, prima cosa. Secondo, dopo che è passato questo messaggio intervistano, scusate, un extracomunitario che fa l'appello agli italiani a unirsi. L'extracomunitario che mi fa l'appello agli italiani a unirsi. E fammelo fare da un italiano l'appello ad unirsi. Quindi siamo in una situazione in cui vogliono far simulare un paese perfetto che non esiste. Paese sull'arlo del collasso economico. La realtà è questa, che io la dico in anticipo. Continuo con Ciccio, gliel'ho detto 100 volte. Tra 3 mesi noi avremo 5 milioni di disoccupati in Italia. 5. Loro stanno cercando di controllare il paese con l'uso della forza militare, eccetera. Perché sanno che sta per scoppiare la rivoluzione. Avremo 5 milioni di disoccupati, 10 milioni di nuovi poveri. Questi sono i dati reali. Quindi tutti quanti dobbiamo unirci, creare una catena umana sul territorio per cacciare partiti di maggioranza e partiti di opposizione. Sono tutti d'accordo. Chi non è d'accordo con l'Europa non porta parlamentari al Parlamento europeo. Chi non è d'accordo con l'Europa dice come noi, fuori dall'Europa adesso. Chi non è d'accordo con l'Europa dice torniamo alla lira. Togliamoci dall'euro, invece tutti i partiti sono complici
nella svendita dell'Italia all'Europa. Quindi o la rivoluzione si continua a fare adesso, ora, io ripeto, ora il mio avvocato Jacopo Memo ha già letto le carte, ha parlato con me, ma la cosa che mi ha dato più fastidio è che, terminati questi documenti, vi faccio vedere, perché l'elezione di domicilio io l'ho fatta alle, do l'ora precisa per non, alle 13.25, dalle 13.25 ora mantenuto chiuso in una stanza sorvegliato a vista come fosse un delinquente. Come fosse un delinquente, perché non voleva che venissi in questa piazza a parlare. Comunque sarà per la prossima volta. Ora, per il momento, questo è appena, cioè, veramente l'assaggio, cioè a me mi fanno una sega. A me non mi spaventano, non ho paura di questa gente qua. Possono arrivare anche in 100.000, rimango fermo sulle nostre posizioni. O facciamo la rivoluzione e salviamo l'Italia, o siamo destinati al decadimento politico, sociale, economico di questo paese. Non ho altro da dirti e ti ringrazio di avermi intervistato. Figurati. Grazie, buona fortuna, in bocca al lupo. Rimango a dormire perché ho detto che io dormo qua. Io non parto ora, faccio 400 km dopo il mantenuto fino alle 7. Poi domani mattina, se mi vogliono venire a restare, io parto alle 6 del mattino. Ok? Grazie. D'accordo, figurati, ciao. Allora, dalla piazza di... Non so dove ho messo la Coca-Cola. Arrivederci. Ciao, ciao, bocca al lupo, ciao. Allora, dalla piazza, Piazza del Popolo, vedete lì Nicola Franzoni, accompagnato italiana, appunto dai suoi amici, mi ha visto, ha voluto che lo intervistassi, anche perché voleva rincuorare un po' tutti i suoi colleghi, amici, persone che lo conoscono, perché c'era appunto voce che era stato denunciato e arrestato. Ovviamente quello che ha detto sono parole molto forti, di cui lui stesso dice se ne assume le responsabilità e continuerà ad assumersene, non vuole assolutamente che altre persone passino quello che ha passato lui, ma lui va avanti per la sua strada. Le è stato fatto un foglio di allontanamento dalla città di Roma, dal comune di Roma, di 2 anni, che viene fatto appunto in casi in cui si ritiene la persona socialmente pericolosa, e quindi la questura ha agito secondo quelle che sono le leggi in vigore ed è andata ad applicare la legge. Ovviamente non abbiamo letto, non siamo entrati neanche nel merito di quelle che sono state le indicazioni e le motivazioni di questo fermo e di questo allontanamento da Roma, perché sono comunque cose riservate, cioè un avvocato, ci sarà adesso una causa e quant'altro, quindi rispettiamo la privacy, vuole essere intervistato, vuole dire la sua, abbiamo riportata, può piacere o può non piacere, questo è quello che appunto è accaduto oggi a questa persona. Da Piazza del Popolo è tutto, Max Massimi, parleremo poi questa sera nella diretta serale 22:30, fatemi il favore, per favore, lo so che Donatina tornate al lavoro, però venitemi anche incontro, devo ancora tornare a casa, farmi una doccia e poi parleremo un attimo di quello che è stata una sintesi della giornata di oggi, vedremo se c'è qualche informazione, già so che ci sono informazioni scorrette per quanto è avvenuto oggi, in particolare con la troupe di Rasette, dove io ho filmato ed sono stato testimone oculare, tant'è che ho chiamato io la Digos ad intervenire. Nei confronti non dei manifestanti, bensì di un fonico della troupe di Rasette. Questo è quanto. Per adesso buona serata a tutti, ci vediamo questa sera alle 22:30 su questo canale, sul mio profilo, sperando che non ce lo buttano giù come tutte le sere, ma tanto ormai ci siamo abituati. Abbiamo avuto anche un incontro con Emanuele, una persona che si occupa anche di radiofrequenze e quant'altro, ne parleremo comunque tutto questa sera. Buona serata a tutti da Roma, da questa fantastica piazza, Piazza del Popolo, come potete vedere. Roma è bellissima, è una bellissima città. Mi ritengo veramente fortunato, lì abbiamo il Pincio, la terrazza del Pincio. Mi auguro che questa emergenza possa finire, che l'emergenza economica non ci investa come ci deve investire, che cambino le cose in maniera tale che rivediamo i turisti in questa città, che è ospitalissima, e vi aspettiamo tantissimi e vi aspettiamo a braccia aperte. Per adesso un saluto, Max Massimi, buonasera.